con la CPU generale e con la CPU di Arduino laterale. Per rafforzare questo, non grazie a ICAF, ma grazie a un organismo di Parma che ha un regolamento molto simile a ICAF, già nel 2015, no, direi già prima, perché è la sentenza del marzo del 2015 a firma della dottoressa Chiari, magistrato Chiari, giudice Chiari, in una unilaterale con banca contumace correntista che ha avviato la procedura verso la banca, fanno CTU. Lo poteva soltanto prevedere il regolamento, poteva soltanto esserci un regolamento che sfrutta tutti gli strumenti, un mediatore che guarda l'accordo e che soprattutto sia terzo, perché terzo vuol dire acconsentire alla parte che ha scelto lo strumento di sfruttare tutti gli strumenti messi a disposizione di questo più ampio strumento. Non essere terzi vuol dire mortificare la parte che ha scelto lo strumento assecondando un verbale negativo alla parte che vuole far fallire lo strumento. È un altro paradigma. Non è terzo quello che usa lo strumento, non è non imparziale quello che usa lo strumento e che quindi non consente che fallisca perché in qualche modo sembra che stia violentando la volontà dell'altra parte. L'altra parte, nella piena consapevolezza di cosa rischia di non partecipare al procedimento, non è mai obbligata a partecipare al procedimento ed è un suo diritto a non partecipare. Certo che se oltre che il diritto a non partecipare vuole anche rinunciare ai possibili effetti al prezzo di esercitare questo diritto, direi che questo vuol dire non essere terzi e non tutelare il bisogno conciliativo che la norma colloca in capo alle parti che si rivolgono al mediatore. È proprio un cambio di paradigma. Noi siamo pagati per aiutare le parti a trovare accordi, non siamo pagati per aiutare le parti a stampare un verbale negativo, andare in giudizio e superare con 40 euro una condizione di procedibilità. Noi abbiamo fatto questa scelta di campo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli avvocati che mirano al verbale stampone probabilmente continueranno ad andare nell'organismo stampone, gli avvocati che mirano a esperire veramente la mediazione probabilmente faranno una scelta consapevole di quel fornitore che in quel territorio potrà dare loro un valore aggiunto, considerando che il proprio cliente pagherà la stessa cifra, pagherà la stessa cifra, immagino, all'organismo e immagino anche, ma questo me lo direte voi, per l'assistenza professionale all'interno dell'organismo di mediazione. La differenza è consapevole il mediatore che se esistesse un trip advisor degli organismi di mediazione lo sto facendo andare a mangiare nel posto che a parità di prezzo il menù è diverso e la gente ha fatto delle recensioni che per alcuni organismi il 97% di chi ha mangiato lì ha mangiato male e ha pagato uguale a chi è andato nella porta accanto e l'88% dei casi ha fatto una recensione positiva. Qua riguarda la deontologia dell'avvocato, il quale in genere sceglie l'organismo e non il cliente. E se l'avvocato sceglie l'organismo stampone, mi aspetto che abbia condiviso con il cliente una strategia di fallimento delle fasi stragiudiziali. Se ha condiviso una strategia di fallimento delle fasi stragiudiziali, probabilmente ha senso che venga in ICAF nella misura in cui confida nel fatto che controparte non partecipi, perché una bilaterale con verbale negativo e controparte che non ha partecipato è bingo per chi vuole andare in causa con un verbale negativo con una mediazione esperita. Ma se poi malauguratamente la controparte partecipa e la mediazione si fa veramente, quella strategia di fallimentare della DR è francamente è una strategia che rischia di essere un boomerang. Pertanto due fornitori, uno che la mediazione la fa e uno che la mediazione la fa fallire, perché guardate, non può che essere in una remota intenzione il fatto che gli stessi territori, con gli stessi professionisti, con una formazione che di base è equivalente e invece per scelta può essere differente e integrativa, entrando in una porta ci sono il 97% di verbali negativi, entrando in un'altra porta il 12% di verbali negativi, visto al contrario, entrando in una porta il 7% di accordi e nell'altra l'88%, perché se la scelta è consapevole, allora io non preferisco verbo. Di fronte a una scelta non consapevole filtrata dal professionista esiste un grosso problema di deontologia. Non posso che non registrare questo aspetto. Dopodiché esiste la possibilità, inevitabilmente ci mancherebbe altro, di condividere se sia migliore una mediazione che miri a proporre, perché poi si parla di proporre, alle parti che siedono intorno a quel tavolo di utilizzare tutti gli strumenti
oppure che miri a nemmeno proporre alle parti che siedono intorno a quel tavolo di utilizzare gli strumenti. Voglio farvi un esempio: se ci fossero degli psicologi in questa stanza direbbero che il conflitto ha bisogno di suoi tempi. Un organismo di mediazione che fissa in 45 minuti la durata massima del primo incontro è un organismo che ha deciso di far fallire i procedimenti. Non c'è un avvocato, uno psicologo che vi dirà che le parti frustrate da un conflitto che non sono state autonomamente in grado di risolvere, altrimenti in mediazione non ci vengono, in 45 minuti individueranno la chiave di lettura per sedersi al tavolo della mediazione. I mediatori hanno delle attività da svolgere, che sono attività che fanno parte della loro formazione, che devono consentire alle parti non di sentirsi forzate nell'aderire a un procedimento, ma di arrivare a maturare una consapevolezza che essere intorno a quel tavolo sia veramente un'opportunità. L'opportunità è guidata da due fattori: è guidata dalle prospettive positive che il procedimento di mediazione mi può dare, ma anche dal rischio che potrei correre nel sottrarmi a quel procedimento di mediazione. Del resto, gli effetti del giudizio non l'ha avuto Ivan Giordano, li ha avuti il legislatore quando ha previsto una serie di conseguenze della mancata adesione al procedimento di mediazione. E se il legislatore ha avuto queste conseguenze e nei verbali non c'è traccia della possibilità che i giudici possano ancorarsi a questo, mi fa sorridere poi quando parlo con alcuni che mi dicono: ma tu dici così, i giudici in realtà gli effetti non li applicano. Per forza, i verbali arrivano da quegli organismi che non scrivono nulla e i giudici non potranno applicare nessun tipo di effetto. La giurisprudenza in questo modo tarderà ad arrivare, perché quando il tribunale di Parma ha condannato la banca a contumacia sulla base della CPU fatta in mediazione, segnalando in procura i profili di responsabilità, la notizia di reato per usura, leggete nel sito ICAF documenti e sentenze, e dopo il documento di prima andate giù, quello è il 4 aprile 2011, marzo 2015, chiari, scaricate la sentenza e la potete leggere. Nel 2015, in avvio laterale, con CPU fatta in contumacia della banca, con la banca che ha detto che era una CDB, che era inutilizzabile e tutto quanto, la banca non solo è stata condannata, ma è stata anche notiziata alla procura dei profili di reato emersi dalla CPU. Che piaccia o che non piaccia, il procedimento di mediazione è questa cosa qua. Dobbiamo soltanto decidere se farlo o se non farlo. Poi c'è un altro grande aspetto: avrete visto che la giurisprudenza sta sempre di più ritenendo assorbente la mediazione e la negoziazione assistita, anche nelle materie in cui gli strumenti si sovrappongono. Cioè, se io faccio una mediazione in una materia obbligatoria di negoziazione assistita, supero la condizione di procedibilità. Se io faccio una negoziazione in una materia obbligatoria di mediazione,